Un caloroso saluto a tutti voi, siamo in attesa del calcio d'inizio. Ancora un po' di pazienza e si comincia. La partita di oggi è tra Frosinone e Foggia. Io sono Fabio Caressa, e a farmi e farvi compagnia ci sarà anche Luca Marchegiani. Ciao Fabio e un saluto a chi ci segue da casa. La partita di oggi si preannuncia interessante, speriamo che sia all'altezza delle attese. E ora si fa sul serio, si parte. Arriaudo. Soddimo, di forza. Il Frosinone ha prevalso l'ultima volta che queste due squadre si sono incontrate. I tifosi oggi si aspettano un'altra vittoria. Questo tentativo d'azione non va a buon fine. Gli avversari hanno fatto buona guardia e forse è mancata anche un po' di inventiva nei passaggi. Libera tempestivamente. Prova a verticalizzare. Il Frosinone. Fallo. Calcio di punizione. L'arbitro gli si avvicina. Può starci il cartellino che infatti arriva. Giallo. Gioca una palla lunga. Qui marcatura asfissiante. Va al tiro. Il portiere dice di no. Che grande parata. Sicuramente non una parata semplice. Interessante azione sulla fascia destra. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Palla larga in profondità. Riceve il passaggio. Può concludere. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Vede la porta, cerca un compagno. Lungo passaggio in avanti. Ottimo intervento. Non può sbagliare. Occhio al tiro. E non trova la porta davvero per pochi centimetri. Penso che sia stato troppo velleitario a tentare una conclusione da quella posizione. Sulla destra. Pallone alto e lungo sulla fascia. Può cercare il taglio in mezzo. Cross. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. Primo tempo che si conclude dunque qui. I 22 in campo si dirigono verso il tunnel che porta negli spogliatoi. Prima parte di gara senza reti. Si ripartirà dallo stesso risultato con cui è iniziata la partita. Squadre che entrano negli spogliatoi senza aver inaugurato il tabellino. Vediamo se i discorsi dei mister caricheranno le molle degli attaccanti. Partiti! Siamo già nella seconda frazione di gioco. Il Foggia ha giocato meglio, secondo me. Il punteggio non li sta premiando, ma se continuano a giocare come hanno fatto nel primo tempo, hanno ottime chance di vittoria. Rubin con il traversone. Avanza verso l'area. Trova il compagno in ottima posizione. Passaggio sulla destra. Il secondo tempo è iniziato da parecchio, siamo ancora sullo 0-0.
Eccolo qui, è arrivato il momento del cambio. C'è un doppio cambio. L'assetto della squadra ora potrebbe cambiare radicalmente. Il Frosinone si riappropria del pallone e può reimpostare il gioco. Il Foggia ha una delle migliori difese del momento, nelle ultime 5 gare non ha incassato gol. Gioca con un pallone lungo. Cercano un modo per far breccia nella difesa avversaria. Guadagna metri. Allarga sulla fascia. E c'è un bel pallone in avanti. Palla intercettata. Stanno giocando bene adesso. È il tempo che sta per scadere. Cerca la profondità. Sulla fascia. Sulla fascia. È libero. Buon lancio. Bell'intervento difensivo. Adesso entrambe le squadre devono fare molta attenzione a non scoprirsi. Mantenere i nervi saldi, pronti a sfruttare la minima occasione. Da lì può segnare. Forse questa era l'ultima occasione per andare in vantaggio. Prova la verticalizzazione, ma il tentativo non ha fortuna. Fanno girare bene la palla, ma non trovano lo spunto per un assalto finale. Manca pochissimo alla fine. Se voglio ci prova di nuovo. Si chiude così con questa azione pericolosa la gara. Hanno provato entrambe le squadre a vincere la partita, ma non è bastato. Giornata piuttosto deludente, una partita molto tattica, molto bloccata. Giusto risultato di parità, ma insomma, il direttore di gara sancisce la fine. Qual è la tua opinione sulla gara? Quando una gara finisce senza vincitori, lascia sempre un po' di amaro in bocca all'una o all'altra.